siamo su uno dei 100, noi 150 autobus che stanno entrando in servizio in queste settimane per il servizio di ATAC, e siamo contenti, ovviamente è un primo step, stiamo lavorando molto per recuperare il pregresso, quindi per dotare ATAC di nuovi autobus funzionanti, oltre questi 150 che prenderanno servizio da qui alla fine dell'anno, contiamo di acquistare per l'anno prossimo almeno altri 100 nuovi autobus, e quindi così recuperare rapidamente efficienza del servizio. Poi è importante anche gli autobus, oltre a comprarne di nuovi, farli viaggiare velocemente nella città di Roma, e quindi stiamo lavorando in maniera molto molto intensa per la realizzazione di nuove corsie preferenziali e dei sistemi di asservimento semaforico che consentano all'autobus di ovviamente viaggiare in maniera più rapida, ovviamente anche con una intensa lotta alla sosta selvaggia, la doppia fila, le automobili in sosta vietata che spesso ostruiscono e non permettono al trasporto pubblico di viaggiare. È proprio questo il concetto sul quale stiamo basando la nostra azione di governo, ovvero il trasporto pubblico deve essere centrale, lo è in tutte le capitali europee, lo deve essere anche a Roma, a livello di importanza, a livello di immagine, a livello culturale. Il trasporto pubblico deve avere la precedenza nella città di Roma e deve avere la priorità per quanto riguarda gli interventi e gli investimenti. Quindi questa è la nostra idea, perché poi un trasporto pubblico che funziona vuol dire anche una città democratica, una città accogliente, una città dove tutti si possono spostare. Quindi il nostro impegno è massimo per dotare la città di un sistema di trasporto pubblico efficiente. Ovviamente è un lavoro che abbiamo iniziato da poco, ci vorranno mesi se non anni per realizzarlo, però abbiamo invertito la tendenza e stiamo andando in una direzione importante.